A Nanni è sfida di alta e bassa quota, si sfidano due squadre che vogliono dare continuità ai propri risultati e lasciarsi alle spalle la zona rossa di classifica per quel che concerne il Bellareggia Marina 1956, ma la formazione di Fusi oggi reca uno stop in attesa ai più quotati avversari che devono rinunciare al sapore dei tre punti, cosa che il Bellare riscopre volentieri a distanza dell'ultimo successo colto sempre a Nanni in casa col Foscia Ghiaia. Con l'immagine ancora di Giacomo Alpini entriamo nel vivo del match, serve subito l'attacco in questo tiro deviato bloccato da Mignani. Il Bellare approva la sortita offensiva al 24esimo con una azione pericolosa condotta da Bellavista, ad emularlo ci pensa tre minuti più tardi il compagno Facondini, ma gli adriatici sono in giornata. Bellavista chiama alla parata Brazon, risponde Facondini mettendo a lato. Finalmente si vede anche il Cervia con Ceccarelli che non inquadra lo specchio dalla porta. Al 36esimo il match si sblocca in favore del padrone di casa con Bellavista e chi se no, Donald Ross bloccando una gara fino a quel momento molto equilibrata. Gli uomini di Fusi ci credono, Facondini vuole imitare il compagno ma non riesce nel tentativo, mentre il Cervia risponde con questo colpo di testa. L'ultima azione di prima frazione è a cura di Bellavista che scarica il pallone a fondo campo. Nella ripresa le due squadre non riescono a colpire, occorre aspettare il 20° minuto per vedere questo assolo di Bellavista chiuso dall'intervento di Brazon. Il Cervia risponde tre minuti più tardi, Zanini riceve dentro l'area di rigore, si gira e calcia in porta dove trova un super Mignani a negargli la gloria personale. In contropiedi Bellare prova a sfondare ma Facondini calcia le stelle, non risulta neppure il Cervia pericoloso dalla bandierina con questo tiro che termina abbondantemente a lato, ma i gialloblu insistono nella loro manovra portando al tiro Candoli che alza la mira. Mignani invece poco dopo è costretto agli straordinari sventando ottimamente questo colpo di testa che elude il Cervia. Zanini ci prova ancora di testa ma Mignani risponde presente prima che quest'ultimo debba superarsi nel recupero, quando risponde a Endoca ottimamente mentre sulla ribattuta il compagno di squadra si fa cogliere in posizione di offside. Si chiude qui una vittoria sofferta per il Bellareggia Marina 1956 ma importantissima per il morale dei ragazzi che pur rimanendo in una zona critica di classifica affronteranno il torneo con maggior consapevolezza dei propri mezzi. Per il Cervia uno stop in atteso.